Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Una ragazzina di 14 anni brutalmente uccisa da un branco, che l'ha abusata, l'ha uccisa, ha tentato di bruciarla e infine l'ha gettata in un pozzo con un masso legato ad una caviglia. Un branco composto da tre minorenni, tre ragazzini poco più grandi della loro stessa vittima. Una ragazzina, poco più di una bambina, sulla quale le malelingue non si sono risparmiate. Oggi vi racconto la storia di Lorena Cultraro. Un paese nell'entroterra siciliano, Niscemi, a un'ora da Caltanissetta. Un paese di 20.000 abitanti dove tra una sagra e una passeggiata nella piazza del paese la vita scorre tranquilla, almeno fino al 13 maggio del 2008, quando i vigili del fuoco estraggono da un pozzo nelle campagne circostanti il corpo martoriato di una ragazzina. Si tratta di Lorena Cultraro, che era scomparsa già da un paio di settimane. Lorena è stata abusata, massacrata di botte, strangolata e buttata in quel pozzo con una caviglia legata ad un masso. Un ulteriore tentativo di far sparire il suo corpo, dopo aver cercato di bruciarlo. Un vero orrore. Voleva sembrare più grande di quanto non fosse. A Lorena, una graziosa ragazza alta e snella, i suoi 14 anni andavano un po' stretti. Era molto affezionata alla nonna Francesca, che aiutava nelle faccende domestiche in cambio di qualche euro e che accuserà i suoi amici di averla rovinata. A tentare di frenare i suoi entusiasmi da adolescente era il papà Giuseppe, che era molto presente nella vita di sua figlia. La mamma Lidia, invece, la Livornese, come la chiamano i vicini di casa per la sua origine, era un po' distratta, forse a causa dei suoi lievi problemi psichici, che facevano però molto soffrire Lorena. I genitori della ragazza si erano conosciuti a Livorno, dove era andato Giuseppe prima di mettere su famiglia. I due si erano conosciuti, si erano innamorati, si erano sposati e poi avevano deciso di tornare in Sicilia. Giuseppe è un gran lavoratore, fa l'imbianchino e nel tempo libero è volontario presso i vigili del fuoco per raccogliere un po' più di soldi da portare nella modesta casa dove vivevano in quattro. Lidia invece studiava, era iscritta al primo anno di ragioneria dell'Istituto Tecnico di Niscemi, dove aveva conosciuto il suo ragazzino Alessandro di 15 anni, che però studiava in un altro plesso. Alessandro aveva due amici storici, Domenico di 17 anni che faceva il carrozziere e l'operaio Giuseppe di 16 anni. Con loro Alessandro si sentiva un macio, si sentiva forte e con loro condivideva tutto, anche Lorena. La consideravano come un oggetto, come delle carte, come delle figurine da scambiarsi. La consideravano un gioco pericoloso e perverso. Tutto precipita quando Lorena dichiara ai tre amici di essere incinta di uno di loro. Alessandro, Domenico e Giuseppe hanno già una fidanzata ufficiale e non hanno intenzione di cambiare la loro vita per quello che fino a quel momento hanno ritenuto essere un passatempo. È Domenico a trovare la soluzione e ordina il da farsi tramite SMS ai tre amici, un SMS che ha deciso il destino di Lorena. Nel messaggio, Domenico ordina ai tre amici di organizzare una vera e propria spedizione punitiva per dare una lezione alla ragazza. Il 30 aprile scatta il piano.
Giuseppe va a prendere Lorena a scuola e la porta in un casolare isolato, in località Giumarra, un posto lontano dagli occhi indiscreti, dove si può discutere del problema. Raggiunto il posto, i tre cominciano a spogliare con forza Lorena, che non vuole, che fa di tutto, ma non riesce a sottrarsi alla violenza del branco. Una volta finita, la brutalità non fa che aumentare. I tre cominciano a prenderla a calci e a pugni e infine la strangolano. Ora Lorena non potrà più dire niente a nessuno, non potrà più rovinare la vita a uno dei tre amici. Ha avuto la lezione che si merita e ora c'è solo da pensare a come disfarsi del suo corpo. A casa Cultraro intanto ci sono due genitori disperati. La loro bambina non si trova. Lorena non è a casa della nonna, non è dalle amiche, non risponde al cellulare. È ufficialmente una persona scomparsa. Nonostante abbia solo 14 anni, c'è chi insinua che si tratti di un allontanamento volontario, una fuga d'amore. C'è chi dice che l'ha vista salire a bordo di una Golf scura con un uomo molto più grande di lei. Non è vero. E gli inquirenti cominciano anche a capire il perché di queste voci. Intanto i 5.000 volantini che papà Giuseppe ha affisso per tutta Niscemi e per la vicina Vittoria non portano a nulla. Lorena non si trova. Saranno i vigili del fuoco, 13 giorni dopo la scomparsa di Lorena, a scoprire cosa le hanno fatto. Un contadino infatti la trova in un pozzo. Lorena è nuda, bruciata, con un masso legato alla caviglia per farla sprofondare nella cisterna. Ma il corpo è riaffiorato e con lui i segreti che il branco voleva eliminare per sempre. Arrivare ai tre responsabili non è stato difficile. A condurre a loro saranno i tabulati telefonici e a incastrarli le intercettazioni. Omicidio per strangolamento, dice l'autopsia. E intanto nella sala degli interrogatori sfilano i tre ragazzini. I tabulati telefonici hanno condotto subito a loro perché sono stati gli ultimi a parlare con Lorena. Il primo a confessare dopo ore di interrogatorio è Alessandro, il suo ragazzo. Alessandro dice che Lorena pensava di essere incinta e voleva accusare uno di loro tre e loro hanno perso la testa. Alessandro confessa che dopo l'aggressione sessuale, Giuseppe e Domenico hanno cominciato a prendere a calci a pugni Lorena, che era colpevole di creare problemi con le loro fidanzate. Ad un certo punto Alessandro nota che Giuseppe e Domenico hanno preso un cavo e lo stanno passando intorno al collo di Lorena per strozzarla. Alessandro dice di essere in disparte ad osservare ed essere stato chiamato dai due amici che lo hanno obbligato a tappare la bocca a Lorena che stava urlando. E Alessandro così ha fatto, fino a quando Lorena non è morta. Una volta terminata la confessione, pare che Alessandro abbia detto: «Signor giudici, vi ho raccontato tutto, posso andare a casa?» Ma questa cosa è stata smentita dagli avvocati di Alessandro. I ragazzi di Niscemi hanno organizzato un corteo per ricordare Lorena e durante questo corteo hanno urlato frasi come «Fuori i mostri da Niscemi». Negli striscioni si leggono frasi come «Lorena, hai pagato con la tua vita la tua ingenuità» oppure anche «Giustizia». Nella scuola di Lorena, inoltre, è stata convocata un'assemblea per parlare di questo tragico delitto. All'assemblea hanno partecipato gli studenti, gli insegnanti e il preside. Al funerale di Lorena, che si è celebrato il 17 maggio, sono intervenute migliaia di persone. Un corteo funebre è partito dalla casa della ragazza fino alla chiesa madre di quel piccolo borgo rurale. Alla testa del corteo c'erano i compagni di scuola. Il papà ha chiesto che non fossero presenti alle esequie i genitori degli assassini. Il feretro è stato portato a spalla dai vigili del fuoco, dai colleghi del papà Giuseppe.
in chiesa non sono state ammesse né telecamere né macchine fotografiche e all'esterno del luogo di culto si è radunata una grandissima folla. La nonna Francesca si è sentita male durante la cerimonia ed è stata soccorsa. Il parroco, durante l'omelia, si è rivolto soprattutto ai ragazzi, invitandoli a riflettere profondamente su quello che era successo. Alla cerimonia religiosa ha partecipato anche il preside dell'istituto tecnico dove studiava Lorena e il sindaco della città, che ha chiesto scusa a Lorena da parte di tutti i cittadini. Nessuno dei tre carnefici poteva essere condannato all'ergastolo, vista la minore età, nonostante fosse stato fortemente richiesto dai genitori di Lorena. Il GUP dei tribunali dei minori di Catania, Alessandra Chierego, al termine del processo che si è celebrato con il rito abbreviato, non ha riconosciuto alcuna attenuante ai tre minorenni, che ha ritenuto tutti colpevoli dei reati per i quali erano imputati. Li ha ritenuti colpevoli di violenza sessuale, di omicidio premeditato e di occultamento di cadavere e gli ha inflitto la pena più severa possibile, ovvero, nel loro caso, 20 anni di reclusione. I tre ragazzi hanno confessato l'omicidio, ma hanno sempre negato la violenza sessuale e la premeditazione. Sembra un capitolo doloroso ma chiuso. E invece, dopo 5 anni, spunta un'altra testimone, un'altra ragazza che accusa Domenico di averla trascinata quando aveva 16 anni in quel casolare e di aver subito la stessa violenza che ha subito Lorena da parte di tre ragazzini minorenni. C'è da chiedersi perché questa ragazza abbia aspettato 5 anni a parlare. Forse per non passare per ragazza facile, come era successo a Lorena. Lorena non era incinta, lo racconta un'amica, ma soprattutto lo conferma l'autopsia. Non c'era nessun bambino in arrivo, non c'era niente da sistemare. E questo caso di cronaca provinciale è salito alla ribalta delle cronache nazionali. Fanno discutere quei tre tranquilli ragazzini, minorenni, amici della vittima. Come facevano a discutere quei bravi ragazzi del Circeo? E l'opinione pubblica si divide tra innocentisti e colpevolisti. C'è chi dice che Lorena li conosceva, che li ha istigati, che gli dava troppa confidenza, che se fosse stata a casa sua senza dare confidenza non sarebbe successo niente. E poi quella gravidanza. Quella gravidanza che testimonia che Lorena non era così irreprensibile. Quella di Lorena è una delle storie più brutte che si possono leggere. Lorena era quasi una bambina e su di lei hanno detto di tutto. Su di lei che non si poteva più difendere, non poteva più controbattere. Troppi pettegolezzi. È come se questi potessero essere la motivazione di quello che le è successo, di quello che il branco le ha fatto. Mentre di Lorena si sa tutto, anche l'esito del test di gravidanza, dei suoi aguzzini non si sa nulla, nemmeno il cognome. Non sono state nemmeno divulgate le fotografie e non gli si è potuto dare più di 20 anni. In questo caso sembra che sul banco degli imputati ci sia stata Lorena. Ho voluto raccontarvi questa storia perché mi ha profondamente colpito a causa della giovane età di tutti i protagonisti. Io non ho parole per commentare questa storia, voglio lasciare lo spazio a voi nei commenti per le vostre opinioni. Immagino che conoscevate la storia perché voi le conoscete tutte e immagino che voi come me vi siate chiesti come sia possibile che una cosa del genere succeda ancora nel 2008. E per citare voi, come mi scrivete sempre nei commenti, bisognerebbe insegnare ai propri figli l'educazione sessuale, l'educazione sentimentale e l'educazione spirituale. Io vi saluto, vi aspetto qui domenica prossima, sempre alle 10. Un bacione, ciao!